commento che nonostante il nostro non buon momento, perché fisicamente stiamo pagando la scarsa condizione di alcuni elementi, abbiamo lottato bene i primi due quarti. A mio avviso due cose dovevamo togliere a questa squadra, non siamo riusciti a togliere i secondi tiri, li abbiamo subiti dal punto di vista fisico e questo alla fine l'abbiamo pagato. Poi credo che il numero di palle perse che abbiamo commesso è davvero alto per provare a vincere una partita in trasferta, per cui i nostri errori sono stati quelli, due punti essenziali sulle palle perse, bravura anche dell'avversario per l'amore di Dio, perché poi è un avversario che soprattutto su questo campo, ma dovunque, riesce comunque a difendere con mani addosso in modo molto duro, per cui non è sicuramente facile, però devo dire che molte volte siamo stati noi quelli un po' a commettere errori banali, per cui alla fine il terzo quarto ci è costato la gara praticamente, un bruttissimo terzo quarto ci è costato la partita. Sì, ero convinto che quella, ma l'abbiamo fatta anche successivamente, sono stati bravi poi loro a trovare dei canestri anche da fuori rispetto al primo tempo, però ripeto, molte volte ce l'hanno battuta ai secondi tiri, ero convinto che quella potesse essere l'arma giusta per il tipo di schieramento, per il tipo di squadra che è Casale, per interrompere e spezzare determinate situazioni di contropiede, cosa che abbiamo eliminato totalmente secondo me. Sui secondi tiri era il rischio grande, era quello, li abbiamo subiti. Lì devo dire che abbiamo fatto parecchi errori, di attenzione anche in momenti determinanti perché li abbiamo concessi troppi. È stato il nostro male della serata. Bravi gli avversari, ma sicuramente non bravi noi.